Direttore Padovani, chiedo subito un flash sulla gara. Che tipo di partita è stata? È stata una partita che l'Inter avrebbe meritato di vincere per come ha condotto il primo tempo e che ha avuto la colpa di non chiudere nel primo tempo. Il primo tempo in cui peggiore in campo è stato Cristiano Ronaldo, ma di gran lunga, insieme con Szczęsny che si è riscattato solo dopo. Però la Juve è la Juve e la Juve gioca così male che ti disarma, è una Juve che è lenta, sonnolenta, prevedibile, però ha il guizzo del campione, Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo ha pareggiato, cioè un Cristiano Ronaldo diverso da quello che ho visto nel primo tempo, e con Cristiano Ronaldo poteva vincerla perché è stato suo l'assist per il ragazzo Pereira, mi pare si chiami, sì. Esordiente 98, classe 98, si è presentato con un tocco di esterno molto bello, poteva bagnare il suo esordio con una vittoria, la mancata di poco, ma per l'Inter sarebbe stata una beffa colossale. Il risultato è sostanzialmente giusto, è del tutto inutile il pareggio della Juve, come sarebbe stata inutile la vittoria o la sconfitta, cioè non avrebbe significato niente, significa solo non avere perso di fronte a una squadra che si fa beffe dell'eliminazione, più che la squadra dei tifosi, della squadra che si fanno beffe dell'eliminazione della Juve in Champions e che certamente avrebbero goduto legittimamente sportivamente di una vittoria, ma insomma un pareggio di cui la Juve non si deve gloriare, secondo me se ne gloria di più l'Inter perché serve in ottica Champions e poi dimostra che Spalletti è ancora padrone della situazione, della squadra e forse chissà anche del suo destino, io ne dubito, però certi atteggiamenti, certe resistenze sono un po' meno resistenti. Questo Conte che sente la Roma, che vede la dirigenza romanista che dice vediamo, insomma mi lascia lo spiraglio, non tanto a me quanto a Spalletti, forse di rimanere. Quindi un Inter che per il direttore Padovan Gianfranco meritava di vincere, tu sei su questa linea d'onda o la pensi diversamente? No, io direi che non c'è molto da aggiungere a quanto ha già detto con la solita capacità di sintesi Giancarlo Padovan. Si è trattato del derby d'Italia, un derby d'Italia un po' particolare perché c'erano motivazioni diverse, nel senso che l'Inter giocava la partita, per passatemi il termine, della vita, del riscatto comunque di una stagione, perché battere la Juventus è sempre una situazione di prestigio, mentre la Juventus ha giochicchiato un primo tempo inconcludente, era quasi assente, poi nella ripresa ovviamente forse anche strigliata magari da Allegri, non lo so, quantomeno abbiamo visto un'altra Juventus, una Juventus che ha giocato alla pari, ha avuto le possibilità di vincere addirittura nel finale e poi, diciamolo francamente, c'è questo Cristiano Ronaldo che conferma di essere veramente di un altro pianeta e in diverse situazioni nell'arco della stagione ha risolto situazioni. Andiamo live a San Siro che c'è Emre Can, andiamo live a San Siro. The second half was much much better from us and we started with three on the back and then we changed to four, I think that was better for today. Are you happy for your season? Sorry, again? For your season, are you happy? For my personal season? Yes. At the beginning I had a few problems, I had an injury and then I think the second half of the season was much, much better and I know that I can improve a lot of things in my game, but I think for the first season it was okay, yeah. Okay. Do you think switching position from center defender to midfielder in the second half, I mean in the 4-4-2 of Allegri, changed the mindset of Juventus, make Inter going crazy around the pitch? Yeah, I think for today, how I said before, it was better to play with four on the back and we start with three. It was not that good today and of course we have games where it's better to play with three on the back and that's good that we are flexible and that we always can change systems.
Okay, grazie. Thank you. Insomma, un Emre Can che ha parlato in inglese, gli è stato chiesto se avesse sentito la differenza tra giocare da centrale difensivo a centrale di centrocampo, ha detto che si è comunque trovato bene con le varie triangolazioni, è riuscito poi a proporsi anche in avanti. Luca Cilli ha chiesto un giudizio sulla sua stagione, ha detto la prima parte non è andata bene anche a causa di un infortunio brutto che ha avuto, insomma, una sorta di tumore per fortuna benigno. Emre Can poi è andato chiaramente migliorando la sua stagione, è stato decisivo in Champions League e tutto sommato positivo l'impatto di Emre Can anche da parte sua, si è ritenuto soddisfatto. Poi un giudizio sulla partita: l'Inter ha messo in difficoltà la Juventus nel primo tempo, poi sono stati bravi i ragazzi bianconeri ad uscire alla distanza. Queste le parole di Emre Can a Sport Italia. Noi adesso insieme a Michele Moretti ci andiamo anche a vedere un po' quello che è successo durante Juventus-Inter, durante Inter-Juventus, quindi ci vediamo proprio le immagini della gara. Michele, tu l'hai commentata per noi live con un noto dispendio di energie anche dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'ossigeno, alla fine l'hai portata a termine, hai avuto mezz'ora per riposarti, direi che possiamo andare quindi a vedere un po' come si sviluppa. Non ce l'abbiamo ancora, stavo prendendo tempo per capire, allora torno ancora da Gianfranco perché l'ho interrotto per l'intervista ad Emre Can. Gianfranco, stai parlando di questa Juventus che tutto sommato alla fine porta a casa un punto che non cambia nulla nella sua classifica. È un punto giusto comunque per come si è sviluppata la gara? Ma indubbiamente un punto più che giusto, nel senso che come abbiamo detto il primo tempo, se ci fosse stata una vittoria di punti, ma nel calcio non c'è la vittoria di punti, c'è nel pugilato ma non nel calcio, avrebbe potuto chiudere anche con un 2-0 il primo tempo. Non è stata Cini, che poi comunque di fronte aveva sempre una Juventus che ha cercato di chiudere ogni spazio. Dicevo, per concludere, che battere la Juventus è sempre una situazione, come ho detto prima, di grande forza, di grande prestigio. E l'Inter abbiamo visto veramente motivatissimo, un Inter che se avesse giocato sempre così in campionato, con questa determinazione probabilmente avrebbe avuto una classifica anche migliore, cioè magari se la poteva giocare il secondo posto con il Napoli. Michele Moretti per quello che abbiamo visto. Tra l'altro ci segnala Luca Cilli, tra un po' ve lo facciamo anche vedere non appena la regia ce lo darà, eccolo qui, lo vediamo insieme, sentiamo. Ricordati. Allora, c'è Allegri che dice no, non parlo più con nessuno, ha litigato nel post partita Massimiliano Allegri con i colleghi di Sky. Sì. Eccolo qua. In particolare con Lelea Dani, insomma. C'è stato un battibecco, sì, dove prima uno dei nostri colleghi di Sky ha cercato di spiegare o chiedere ad Allegri quali fossero le sue, insomma, disamine tattiche della partita, dopodiché a Dani ha dato il suo parere. C'è stato qualcosa che ha fatto scatenare poi anche un diverbio tra i due, con Allegri che ha detto ad Adani di stare zitto, poi ci sono stati un po' di botta e risposta, con Allegri che ha detto anche non capisci nulla di calcio, lascia parlare me, e poi alla fine ha lasciato i microfoni anche di Sky, ed è forse per questa la reazione del tecnico bianconero ai nostri microfoni. Direttore Padovan, perché tutto questo nervosismo dopo una partita comunque giocata discretamente alla Juventus, dopo un campionato stravinto? Sì, perché resta il nervo scoperto della Champions, io non so se... Perfetto. Perché non so se lo scontro tra Adani e Allegri si sia focalizzato su questo. Fatto sta comunque che Allegri non è sereno in questo momento e i rilievi o le critiche lo vedono poco disponibile. È disponibile, l'ho letto ieri, oggi, a fare autocritica, cioè dice in questa Champions, nella partita con l'Ajax ho sbagliato anch'io, perché la Champions è bastarda, ma ho sbagliato anch'io, siamo arrivati impreparati o comunque non al meglio, però evidentemente riesce a essere autocritico, ma non riesce a sopportare i rilievi di qualcun altro. Ripeto, sempre che stessero parlando di Champions. Se invece stavano parlando della partita di stasera,
La Champions c'entra comunque, perché Allegri in questo momento è un bratile, è nervoso, sente ancora di aver sprecato una grande occasione con la sua squadra, e quindi qualsiasi tipo di osservazione lo fa sussultare. Io credo che sia sintomatico di una situazione, però non è bello che un allenatore non si sappia controllare, anche perché siamo comunque distanti da quell'episodio. Cioè, ormai la partita con l'Ajax, anche se indigeribile, è stata archiviata, ormai non si può più tornare indietro, quindi non capisco perché ci siano ancora queste scorie. Però ripeto, per me sono il residuo di una polemica, di un vulnus, di una ferita che non è ancora rimarginata, e sarà difficile rimarginare. Più occasioni si perdono, più male fa. Insomma, Gianfranco, se non è la prima volta nella storia che un allenatore così vincente, comunque criticato così tanto, addirittura è la seconda volta che litiga in maniera così importante, no? Allegri davanti alle telecamere, insomma, se non è il record, poco ci manca. Tra l'altro, a quanto pare, adesso stanno arrivando tutti gli altri dettagli, Allegri avrebbe mal digerito un'idea di Lele Adani sul fatto che la Juventus non pratichi il bel gioco, ma si limiti a vincere e basta. E questa cosa chiaramente non è stata digerita molto bene da Allegri, che ha contestato ad Adani il fatto di trovarsi dietro le telecamere, certo, e non davanti alle telecamere e non in campo, dove di fatti c'è Allegri che lo fa e vince. Questa è la sintesi della litigata. Ma è indubbio, come ha già detto Giancarlo, questa situazione è una situazione di mancanza di serenità da parte dell'allenatore, ovviamente non riferita alla partita di questa sera, perché non aveva nessun senso, no? Non aveva nessun significato, se vogliamo, ma è chiaro che sono delle scorie, è un qualche cosa che lui ha dentro e che questa sera ha esteriorizzato in questo modo. Adesso noi non abbiamo visto ovviamente l'episodio specifico, però da quanto voi avete affermato pare che ci sia stato questo battibecco con Lele Adani, che ovviamente è uno che non le manda a dire, e chiaramente questo particolare sul non gioco della Juventus, questa sottolineatura non fa piacere, non ha fatto piacere al tecnico della Juve. Sostanzialmente Allegri dice, scusa Gianfranco, cosa vuol dire giocare bene se poi alla fine vinco alla fine, sei bravo, scudetti, allora, no? Questa era la contestazione. Ma è quello che diciamo sempre. Allora, il Napoli, che pratica giudizio, opinione generale, pratica il miglior calcio, o comunque uno dei migliori giochi del calcio diciamo pure anche del continente, e poi alla fine la situazione è stata, diciamo, pure fallimentare, perché è inutile nasconderci dietro un dito. Apro e chiudo la parentesi sul Napoli: ha mancato il campionato, ha mancato la Champions, ha mancato l'Europa League, ha mancato la Coppa Italia, giocando un calcio così spettacolare. La Juventus ha vinto il campionato in questo modo, l'ottavo scudetto di fila, insomma, importante è fare gol. Poi come lo si fa, se lo fa con una Veronica piuttosto con una finta o con un bel passaggio, eccetera, con quella bella triangolazione 1-2, questo è un altro discorso. Io però dico, quando Allegri si domanda cosa significa giocare bene, significa fare come l'Ajax. L'Ajax gioca bene e vince, anche se delle volte può rischiare di perdere. Ora, l'Ajax non ha speso i soldi della Juventus, non ha Cristiano Ronaldo, non è una squadra celebrata. A mio giudizio la Juve dovrebbe fare qualcosa di più. Lasciamo stare stasera, perché, come dice Gianfranco, è una partita che senza motivazioni, però nell'arco della stagione ha fatto poche belle partite. Per me l'eccezione, grande eccezione,
gioco risultato è stata con l'Atletico. Lì non si può dire gioco risultato, emotività, perché c'era anche da tenere sotto sì, scacco l'emotività. Bisognava ribaltare il 2-0. E aggiungo, scusa, e sarai d'accordo con me, a Manchester, la famosa partita quando la Juve giocò a Manchester e con lo United e impose il gioco. Lì è stata, a mio giudizio, forse la miglior partita. Lasciamo perdere la partita di ritorno con Manchester, che avrebbe dovuto chiudere, invece poi negli ultimi 3-4 minuti ha preso due gol. Comunque due partite importantissime, giustamente Atletico e direi. Sì, poi nel complesso effettivamente poi stilisticamente sì. non è il meglio, no? Che c'è no, in Europa. Non è solo stilisticamente, questo. È che la Juve in campionato potrebbe vincere le partite, non dico 6-0, ma 4-0, 3-0, schiacciare il campionato, e invece non lo fa, si accontenta degli 1-0. L'Ajax in un campionato che si dice meno competitivo del nostro sarà il Ajax in semifinale, non lo so, corrono di più, giocano di più, pressano di più, dialogano di più, insomma secondo me questo significa allenarsi nel campionato di appartenenza per poi fare magari una Champions sorprendente come è successo all'Ajax. Se la Juve si accontentasse di meno dei risultati scontati che sono a suo favore, forse in Champions sarebbe differente. Abbiamo visto un abbraccio nel frattempo, credo, tra Pjanic e Luciano Spalletti, ricordando i tempi di Roma. L'indata non c'è di niente, perché le squadre stanno dietro, stanno spingendo. Oggi sapevamo che non sarebbe mai stata una partita facile, perché poi la Juve queste partite vuole fare sempre bella figura, anche se comunque hanno vinto già il campionato. Quindi siamo preparati al massimo, penso che abbiamo fatto una gran partita e penso che c'è più rammarico per non aver vinto che il pareggio. Nel primo tempo ne avevate quasi di più, sembravate più in forma. Cosa è successo? Come mai poi siete calati in prestazione? No, abbiamo consumato sicuramente tanto e poi un pochino cedi, poi la Juve c'ha giocatori che possono fare la differenza, che è successo, perché penso oltre al gol di Cristiano non è che hanno avuto queste occasioni chiare per poter fare gol. Penso io, oggi occasione chiara ne abbiamo avuto 4-5 noi e penso loro solo con il gol, che non è stato neanche chiaro perché è stato bravo lui. Cosa vi aspettate da questa partita? Ma ogni partita è una partita diversa, perché questa è una squadra poi che si deve salvare, quindi c'è da lottare di più, c'è da fare altre cose contro una squadra come la Juve, comunque vuole proporre il gioco, troviamo più spazi ed è anche più bello e a volte anche più facile poter giocare, nel senso avere più spazi. E sarà una partita difficile come tutte le altre, ripeto, noi dobbiamo vincere le nostre partite per poter chiudere al massimo. Però la sensazione è che state bene in questo finale di campionato, Nainggolan, e che potete solamente migliorare o no? Migliorare a 4 giornate alla fine, bisogna prepararsi per l'anno prossimo. Però sì, stiamo bene, soltanto che ci sono delle partite che magari era più importante vincere e alla fine non le abbiamo vinte, quindi sta sempre lì fino alla fine, quindi è difficile. Siamo alla fine di questa stagione, tu ti sei soddisfatto? Sono più soddisfatto del fatto che ho sempre dato tutto a me stesso, anche se poi le prestazioni non erano magari al top perché ho avuto tanti infortuni eccetera eccetera, ma non è una scusa. Però ci sono dei momenti che è così, non ho mai avuto infortuni nella mia carriera, ho fatto sempre una alta media di partita all'anno, quest'anno è stato il primo anno che ho avuto questi problemi e prima o poi doveva arrivare, spero che sarà soltanto quest'anno e che l'anno prossimo non avrò più questi problemi. Grazie. Ciao. Siamo entrati subito live con Raja Nainggolan, microfoni di Luca Cilli, direttore Padovan. Gran bel gol di Nainggolan, mancato veramente tanto il ninja, no? Nell'economia della stagione dell'Inter. Lui è sincero quando dice che ha fatto quello che ha potuto in relazione con gli infortuni. A me dispiace perché è un giocatore importante, un giocatore che tanti allenatori volevano, non solo Spalletti, lo voleva anche Conte quando era al Chelsea. È un giocatore importante perché è un universale, sa fare tanto, sa fare tutto.
quest'anno è andata così, però non, lui non ha solo i colpi, lui ha forza, è esplosivo, ha il tiro, l'abbiamo visto stasera, ma ha capacità di recupero, ha resistenza, è un giocatore importante, lo voleva anche la Juve negli anni passati e non tanti anni fa. Io credo che l'Inter, chiunque la alleni, faccia bene a tenere Nainggolan, perché è un giocatore rilevante e importante. Certo, bisogna anche concedergli il beneficio dell'inventario, nel senso che lui fa i conti con una stagione che è stata lardellata da contrattempi, ce ne sono stati anche di carattere personale, extracalcistici, insomma il giocatore, se ha questa qualità, va compreso e aspettato, il che non significa naturalmente che può fare quello che vuole, però io dico che il primo anno di Nainggolan non è straordinario, ma è sufficiente, tanto sufficiente da garantirgli un proseguimento di carriera nell'Inter, nella speranza che faccia di più. Luca, a Gianfranco ha chiesto a Nainggolan se il discorso Champions League per l'Inter può considerarsi chiuso. Nainggolan ha detto no, assolutamente, ci sono anche le altre dietro che corrono. Ma secondo te questo è un punto che avvicina l'Inter alla Champions League o comunque ancora tutto da definire? Ma chiaramente con i tre punti sarebbe stata un'altra cosa, perché sono pesanti i tre punti, no? Qui si parla di un punto, ma io credo che comunque abbia un certo vantaggio, perché in fondo sono quattro le squadre che si qualificano per la Champions, di conseguenza credo comunque sia un buon risultato, un punto, quindi poi bisognerà vedere domani cosa faranno le concorrenti. Aggiungendo qualcosa a quello che ha già detto Giancarlo Padovan su Nainggolan, indubbiamente è stata una stagione disgraziata, fra virgolette, per Nainggolan. Nainggolan che è un grandissimo giocatore ed è mancato all'Inter l'apporto di Nainggolan. Quando vi ricordate, quando noi siamo stati interpellati per giudicare appunto l'Inter, la campagna acquisti dell'Inter, abbiamo detto che l'Inter, lo ricordate tutti penso, l'Inter era la squadra che doveva essere l'antagonista principe della Juve, giusto, no? Questo credo che sia un fatto assodato, e poi è mancata l'Inter, in effetti è mancata. Adesso, per carità, il terzo posto, che comunque è un piazzamento più che dignitoso, però gli è mancato probabilmente proprio questo Nainggolan, questo giocatore che ha una forza, un carisma, una personalità superiore alla norma. Ed è un giocatore che oggi abbiamo visto, ha segnato il 40° gol mi pare in Italia, da quando gioca in Italia, ed è un giocatore che ha delle caratteristiche, delle peculiarità particolari, come diceva giustamente Giancarlo, lo volevano un po' tutti, e quindi fa bene, e sottolineo quello che ha detto, mi ritrovo in perfetta sintonia con Giancarlo Padovan. L'Inter se lo deve tenere ben stretto, perché è un giocatore che, a parte questa stagione che è andata storta, ma sicuramente darà il suo contributo futuro anche ai nerazzurri, se lo terranno, insomma. Sì, insomma, questa è la situazione legata quindi a Raja Nainggolan. Direttore, chiedo anche a te se l'Inter può considerarsi in Champions League o deve tenere ancora alta l'asticella e la tensione? Trattandosi dell'Inter, ma lo direi anche per un'altra squadra, alta l'attenzione. Nainggolan ha ragione a dire che le altre corrono, perché oggi la Roma ha vinto. Io per esempio davo, adesso non posso più tanto permettermelo, per scontata che l'estromissione della Roma dalla corsa Champions, invece non lo è, perché tanti hanno rallentato, sì. Milan prima di tutto, che era la squadra più accreditata. E altri corrono, perché l'Atalanta è sull'ali dell'entusiasmo, ha conquistato la finale di Coppa, lunedì all'Udinese, lì se non fa un altro mezzo suicidio come ha fatto con Chievo e Empoli, vince, e se vince è ancora davanti. E insomma,
un po' deve temere l'Inter, ma deve temere se stessa, non deve temere gli altri. Quindi con attenzione, con applicazione, con la condizione che è buona oggettivamente, come diceva Luca Cilli, si tratta di andare a raccogliere punti. Non ha un calendario, no, Udinese, Chievo, Empoli, se non vado errato, no? nelle prossime, non ha un calendario partite. Impossibile, secondo e poi me c'è il Napoli. Con un po' di cinismo, sì, ma il Napoli avrà a quel punto, anche il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo, e comunque per il Napoli cambia poco, secondo o terzo. E io credo che a questo punto l'Inter debba guardare se stessa e portare a casa il terzo posto, che è il minimo sindacale per una stagione che doveva portare almeno un trofeino, ma qualcosa bisognava portare a casa oltre all'accesso alla Champions. No, al momento l'Inter può giocarsi soltanto la qualificazione in Champions League, la sta centrando. Torniamo sull'Inter, direttore. Con Luca abbiamo fatto una piccola parentesi sul mercato, insomma. Ok, la eventuale conferma di Spalletti o l'inserimento di un nuovo allenatore, di una nuova guida tecnica, ma l'Inter dovrà fare comunque degli investimenti importanti in estate, no? Se vorrà un attimino cambiare le sue ambizioni. Sì, proprio perché deve fare degli investimenti importanti, l'Inter deve risolvere il nodo allenatore. Se tiene Spalletti risparmia, ma forse non ha quello che vuole. Se prende Conte, l'operazione Conte-Spalletti costa dai 55 ai 60 milioni complessivi alla società. Io ho capito che Suning ha tanta disponibilità, ma sono cifre tanto alte per poi ricominciare con un allenatore, mettiamo che si chiami Conte, io vedo solo lui come alternativa a Spalletti, credibile e che può entusiasmare la piazza. Mettiamo che si chiami Conte, questo signor Conte non è che vuole, gli basta la rosa che ha, vuole almeno due o tre giocatori di grande livello. E i giocatori di grande livello, si chiamino essi Chiesa, si chiamino con altri nomi e vengano dall'estero, costano tutti dai 50 ai 60, ai 70, 80 milioni. Ora, è capace... Per disponibilità l'Inter sì, ma è capace di fare un salto quantico di questo genere, cioè spendere per i due allenatori quello che resta, quello che tiene anche se non resta, e quello nuovo che arriva, 60 milioni, e poi andare sul mercato e spenderne altri, non dico 200, ma 150, 180, 160? Ma io ho i miei dubbi, ma non è che ho i dubbi perché l'Inter è povera, ho i miei dubbi perché anche l'Inter è vero che è uscita dal gioco del fair play finanziario, ma deve sempre stare attenta a non ripiombarci dentro. Quindi sono un pochino perplesso sull'allenatore, è per questo che dico può darsi che resti Spalletti, mentre due o tre nomi importanti arriveranno di sicuro e sono certo che soddisferanno i tifosi. Ricordando però quello che diceva Gianfranco, quest'estate anch'io ero tra quelli che diceva che l'Inter aveva un'ottima squadra e che sarebbe stato l'antagonista della Juve. Così non è stato, quindi l'interrogativo sull'allenatore bisogna porsi. Certo, vedremo allora che succederà in casa Inter.